Era la notte di un maggio del 1964 e si verificò uno degli episodi più drammatici della storia non solo di Pozzuoli, ma per tutti gli amanti dell'arte. Gli addobbi della Pentecoste, per qualche ragione non si sa perché, presero fuoco e le fiamme si propagarono fino al soffitto del Duomo di Pozzuoli, dedicato a San Procolo Martire, e bruciò completamente l'intera struttura. C'è un epilogo molto positivo, poiché furono scoperte proprio grazie a questa distruzione le antiche colonne del Tempio di Augusto, che oggi hanno reso praticamente il Tempio Duomo del Rione Terra un luogo unico al mondo. Le foto che oggi possiamo vedere di quell'evento drammatico sono veramente impressionanti, perché troviamo il tempio completamente scoperchiato. Eppure poi i primi rilievi che vennero fatti proprio pochi giorni dopo l'evento drammatico fecero notare una piccola particolarità. Infatti stavano cominciando a emergere dagli intonaci caduti delle colonne dell'antico Tempio di Augusto. Quindi quello che era prima solo un sospetto, cioè che ci fosse qualcosa di molto più antico, stava diventando una realtà. Questi ritrovi. That's all, folks.